Vieni a ballare in Puglia, 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 tremulo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù. Se avete deciso di tentare il suicidio, non buttatevi da un ponte, ma saliteci sopra, magari in auto. Se questo ponte poi è il cavalcavia di via Bari a Foggia, i danni sono assicurati. Se c'è chi ha contato che su 70 strade principali foggiane ci sono almeno 150 voragini, la situazione è ancora più drammatica. Guardate queste immagini, al nostro cameraman non tremano le mani, sta semplicemente effettuando riprese in città. Le buche e le strade sconnesse non permettono di muoversi agevolmente, mentre fare zig zag è d'obbligo, col rischio di scontrarsi con chi proviene in senso opposto. La città è diventata un cimitero di copponi, gomme e cerchioni, ma anche di autovetture in panne, semi distrutte dalle voragini. Un biglietto da visita molto poco edificante per Foggia, che si trova a combattere già con non pochi problemi. Quel che rende ancora meno sopportabile la situazione è la decisione di attivare il nuovo piano di sosta tariffaria, che aumenta notevolmente il numero dei parcheggi a pagamento, da 1.600 a 7.000, ma anche le relative tariffe orarie, in alcuni casi addirittura raddoppiate, che vanno a gravare ulteriormente proprio sulle tasche dei foggiani.